ci sono grandi uomini, ci sono solo uomini che si dispongono affinché Dio faccia grandi cose. Se noi comprendiamo che Dio guida le circostanze della nostra vita, cambieranno il nostro atteggiamento. Piuttosto di chiederci sempre perché, noi diremo sempre grazie. Se sappiamo che Dio ha il controllo di tutte le cose, non c'è scritto che perfino i capelli del nostro capo sono contati, e se noi comprendiamo che Dio ha il controllo su tutto, che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, che niente accade per caso nella nostra vita, noi cominceremo a ringraziare il Signore per ogni cosa. Io credo che noi dobbiamo essere così convinti che Dio guida ogni cosa, che alla fine non ci deve interessare che ruolo avremo noi. Ognuno di noi ha fatto un percorso. Guarda, il percorso che hai fatto tu è quello proprio preciso che ti prepara all'opera che Dio ti affiderà. Il percorso che tu stai facendo è il percorso che ti renderà abile per compiere l'opera che Dio ti affiderà. Non dire mai avrei voluto essere al suo posto, non desidererai mai di essere qualcun altro. Sii contento di quello che sei, perché Dio ha un piano preciso per la tua vita e tu sei la risposta di Dio a un bisogno particolare del suo popolo. Non vogliamo mai pensare che dovevamo nascere in un tempo diverso, vivere in un periodo diverso, fare un percorso diverso. Se vivi così, vivi una vita da sconfitta. Ma se cominci a dire grazie a Dio per quello che sono, grazie a Dio per la mia famiglia. Io non so quante lacrime hai versato tu, io ne ho versate tante, o credo che anche tu ne hai versate tante, ma noi vogliamo ringraziare Dio per quei momenti in cui abbiamo versato le lacrime, perché passando quei problemi Dio ci ha preparato affinché oggi noi siamo quello che siamo per la sua grazia e per la sua gloria. Se passiamo la fornace è perché Dio sta preparando il nostro cuore a qualche lavoro che avrà bisogno di ricordarsi che cosa si prova nella fornace. Se versiamo lacrime è perché un giorno forse consoleremo chi ha versato lacrime. Se proviamo l'abbandono, il tradimento, non so quale prova stai vivendo, è perché attraverso questa prova il Signore rende più prezioso il tuo cuore e tu sarai uno strumento più potente nelle sue mani. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà. E non ci dobbiamo stancare di fare del bene, perché se noi facciamo del bene, mieteremo al suo tempo.